Eccoci qua, perfette. Stiamo registrando. Ciao. La nostra prima puntata. Siamo in diretta. Ma... grande. È casa Vianello, lo sapete, vero? Più o meno. E invece in realtà è il Keto's Bar. Sex and the City versione... Valpadana. Attempate. Voi. Nonne, sì, no. Qua c'è un po' di tutto, c'è un po' di tutto. Va bene ragazzi, ci presentiamo. Parto io, poi a ruota andiamo tutti. Io mi chiamo Giovanna, come vedete sono di Carpi, ho un salone da 23-24 anni, ho una grande passione per la naturopatia e tutto quello legato attorno ad essa. È una grande passione per la nutrizione, l'alimentazione e per tutto quello fondamentalmente che ci può fare stare meglio. E un'altra passione che ho è quella di aiutare le persone a tirare fuori il meglio di loro ed ecco perché ci troviamo qua. Ci troviamo qua perché più o meno un anno fa ho conosciuto un progetto, un piano B, chiamatelo come volete, per me è stato un qualcosa che mi ha fatto svoltare, mi ha fatto andare in una dimensione completamente diversa da quella conosciuta fino a un anno fa, dove la mia vita era sì il mio lavoro imprenditoriale, la mia famiglia, i miei 3 figli, nonna, quindi una vita sicuramente piena, ma dove mancava quel qualcosa che mettesse un po' di brio, diciamo così. E quindi ho conosciuto questo progetto e appena l'ho conosciuto mi sono innamorata e mi sono buttata a capofitto e le prime persone che sono andata a interpellare naturalmente sono le persone più importanti della mia vita. Quindi qua ci sono la mia migliore amica, la Katia, mia sorella, la Susi e la Laura, che è una mia cliente barra amica, perché il tutto è nato nel mio salone, veniva a pettinarsi da me fin da bambina e poi invece con i miei studi di naturopatia è diventata una mia cliente, da lì una mia carissima amica, una persona importantissima e quindi loro sono con me, sono ben contenta che siano con me. Con noi ci sono molte altre persone, ma intanto cominciamo noi che direi che siamo i pezzi grossi. E chi vuole presentarsi ora? Vado io, andiamo per anzianità. Oh, allora dovevi partire te, non io. No, vabbè, tu sei stata... No, dai, vabbè, diciamo la verità. Tu sei... che tu c'hai la palestra dietro. C'è la palestra perché qua siamo tutti... È una roba seria, eh. Qua il Covid a noi non ci prende. Paura, proprio... Vabbè, no, a parte tutto, davvero, giustamente Gio diceva, è partita lei perché tutto parte da lei, cioè questa idea è nata da lei e se siamo qui noi tre dopo un anno e abbiamo pensato di fare questa chat, un po' perché questo gruppo su Facebook, un po' perché era impossibile, un po' impossibile in questo periodo trovarsi, quindi abbiamo detto, boh, facciamo qualcosa di divertente, dove ci possiamo trovare anche se non possiamo fisicamente, ma ci troviamo comunque a parlare di quello di cui abbiamo parlato per un anno, magari di persona. Quindi, vabbè, comunque mi presento velocemente anch'io, mi chiamo Katia, sono mamma anch'io, di lavoro faccio la responsabile in un'azienda che produce tessuti, è un lavoro che mi piace moltissimo, che mi ha dato tante soddisfazioni e me ne sta dando tante. Però come dice Gio, in questo momento dove tutto è sempre un po' precario, non sai, ma anche le certezze ormai non sono più certezze, abbiamo pensato che questo poteva essere comunque un'ottima opportunità per costruire qualcosa nei tempi e nei modi che il nostro primo lavoro magari ci concede, quindi ognuna di noi, poi dopo anche le altre ragazze lo diranno, dedicano il tempo che riescono, comunque lo si trova, perché lo stare in gruppo è un'attività che oltre all'attività c'è proprio di bello il gruppo, lo stare insieme, divertirsi, e quindi è un lavoro che diventa anche un gioco, quindi non faccio perdere altro tempo, passo la parola alla Susi, mi sa che in ordine quindi niente, esatto. Ciao a tutti.
Sì, io sono Susanna, sono di Novellara, ho un negozio d'abbigliamento da 15 anni, uomo e donna, mi piace tantissimo il mio lavoro, adoro il mio lavoro e ho conosciuto tramite mia sorella questo bellissimo progetto circa un anno fa, colta dal suo entusiasmo, subito ho detto ma cosa faccio? E poi dopo, quando ho visto tutta la sua carica, mi ci sono buttata a capofitto anch'io, sono contentissima di averlo fatto, indipendentemente dal livello economico, che comunque un piano B fa sempre comodo a tutti, sia che uno sia un imprenditore, che uno sia un dipendente, però anche a livello, proprio come diceva la Katia, di gruppo si è creata una bellissima affinità, non solo tra noi quattro, ma comunque con altri ragazzi di tutto il gruppo e di tutto il team. E soprattutto questa cosa mi ha aiutato tantissimo anche nel mio lavoro, perché comunque anche a livello di formazioni, di mentalità, per me è una cosa molto, ma molto, ma molto importante. E quindi sono molto, ma molto contenta di aver fatto questa scelta e passo la parola alla Laura. Sono la cucciolina del gruppo. La piccola. La piccola del gruppo. La piccola, la matta. Adesso hanno parlato quelle serie, dopo ci sono io che faccio colore. Oh mio Dio! Esatto. Io mi chiamo Laura, ho 37 anni, faccio la sales specialist in un'azienda digitale. Ho conosciuto questo progetto grazie alla Jo, che appunto, oltre ad essere la mia parrucchiera, ci vede. Anche se dobbiamo metterci a posto un po', Laura, che ultimamente ci dia una sistemata. Abbiamo fatto come il meglio che abbiamo potuto. E, mi seguiva anche da un punto di vista appunto di naturopatia e probabilmente mi ha pescato in una fase della mia vita dove stavano cambiando tante cose, dove avevo bisogno di cambiare tante cose, dove c'era il desiderio di rimettere in discussione quello che era anche il mio percorso personale. Ed è questo che mi ha, oltre al suo entusiasmo travolgente, sostanzialmente, è questo che mi ha convinto ad entrare a far parte di questo progetto. E nel percorso ho incontrato persone straordinarie, due delle quali sono qui, quindi la Katia e la Susi, che sono diventate veramente delle compagne di cammino meravigliose. E ovviamente io sono giovane, ho tutto da costruire e ho voglia di realizzarmi, e quindi il piano B era anche un modo per mettersi in discussione su cose che assolutamente tornano utili a 360 gradi nella propria vita, quindi non solo lavorativa, ma proprio anche personale. E sono proprio molto felice di essere qui e di essere qui con voi. Che bello, brava Laura, grande! Guarda, parlavo proprio oggi con Andrea, con un altro ragazzo che fa parte del nostro gruppo, tu lo conosci ormai? Gli hai chiesto. Io spererei di conoscerlo. Ah ecco, no, perché è anche un gran bel ragazzo, quindi bisogna conoscerlo. E parlavo proprio oggi con lui di quanta formazione e di quanto valore ci danno gratuitamente in questa azienda, e io gli stavo raccontando quanto ho sempre investito in denaro nei 23-24 anni di attività imprenditoriale diversa per i miei dipendenti e per me, in corsi, formazione e quant'altro. Ho speso una marea, migliaia di euro, e dico, qui noi ce l'abbiamo tutta gratuitamente, cioè è veramente, questa cosa è incredibile. Tra l'altro mi sono ritrovata con dei personaggi tipo Roberto Re, che io feci un corso con lui tanti anni fa a Pesaro, mi ricordo ancora, venne anche Andrea, un mio dipendente, con me, un weekend, speso una sbarcata di soldi, non lo dico neanche, e adesso ce l'abbiamo con noi. Quindi, cioè, voglio dire, abbiamo veramente tutto, indipendentemente dai risultati economici. Io trovo che all'interno di questa azienda ci sia tutto, tutto per portarci alla miglior versione di noi stessi. E spero che questo sia l'intento comune per tutte le persone che entreranno all'interno di questo gruppo, portarle a diventare la miglior versione di se stessa. Direi che questa è la cosa in assoluto migliore. E poi Laura, adesso ti faccio la prima domanda, dimmi com'è andata, no, perché voi dovete sapere che oggi la Laura
ha cominciato la vera dieta chetogenica, perché prima se la inventava lei, diciamo, ogni tanto mi dice... Terribile, ogni volta gli mandavo una foto con scritto, oh, sto mangiando questo, sono super keto, oh, mi cazziava sempre, ma è incredibile. Ho mandato le foto di crostate, cose, cioè... Ti ho mandato l'altro giorno. Mamma, l'altro giorno mi hai mandato un foglio con scritto sopra delle cose che erano un po' prive di senso e mi ha detto se mangio così sono keto, Dio buono. Ho detto no. Io ho fatto una dieta tristezza e malattia, quindi il pollo, il pesce. Questa è una classica dieta ipocalorica da malata. Mi ha pure detto che non andava bene. Sì, ma no. Mi ha mandato foto delle uova, la pancetta. Il formaggio, ma io che gli avevo messo il pollo, l'insalata. Sai, Laura, che mia figlia Sara, quella più grande, è qui da me in quarantena da ormai 10 anni. Non se ne va più, te lo dico. Anche sì, ma lo sai che si è pelata, sta facendo alimentazione keto con me qua da una settimana, che qua ha perso 2,5 kg. No, ma vengo anch'io comunque. Anch'io. Ho un'idea, invece che il Keto's Bar facciamo il Keto's Residence, andiamo tutti dalla Giovanna, lei ci fa, alla mattina ci dà tutto il piano. Con tanto di cucina, perché poi i manicaretti, avete visto, manicaretti, no? Perché mi sto anche impegnando, in cucina. Di mentale, eccetera, c'è già un video che se tu concederai mai di pubblicarlo, delle ricette di nonna Giovi. Lo metteremo, dai, a tempo a debito useremo anche quello. Cioè, probabilmente non solo la tua. Vacca boia, che brutto video quello a casa di Yuri, dice. Esattamente. Beh, in caso serva io sono sempre disponibile. Poi le tigiane vengono benissimo, fate così. Sì. Non sono keto, però. No, non sono keto, però dopo noi abbiamo la soluzione per quando c'è lo sgarro. Esatto. Per riportare tutta la careggiata giusta. Per riportare in linea tutto. Esatto, la cosa bella è proprio questa. E poi le tante soddisfazioni. Io in questo periodo, mai come in questo periodo, lo stavo dicendo anche oggi con Ricky, ho così tante soddisfazioni. Infatti mi piacerebbe pubblicare in questo gruppo, e secondo me sarebbe una cosa molto molto carina per rendere proprio partecipe la gente, i messaggi di ringraziamento, cancellando i nomi magari per una questione di privacy, dei nostri clienti. Io recentemente ho mamma e figlio che si sono messi a dieta insieme, che sono calati in un mese giusto, netto, 7 kg lei e 13 kg lui, 13 in un mese, il figlio. Mamma mia. Cioè, oggi mi hanno mandato dei messaggi meravigliosi ringraziandomi, guarda, è una soddisfazione immensa. Loro tra l'altro mi seguono anche nell'alimentazione, proprio nelle ricette, mandami questo, mandami, cioè loro proprio si impegnano, si sono proprio, oltre al prodotto in sé, cioè seguono l'alimentazione proprio filo per segno perfetto, sono veramente bravi, e queste sono soddisfazioni. Domanda, domani lo posso mangiare il pollo al curry? Sì, se lo fai, mi raccomando, non far cuocere l'olio, perché l'olio extravergine d'oliva, ti ho detto crudo, non cotto, perché non va bene, si alterano i grassi. Usa il burro chiarificato per cuocere il pollo. Va bene, ora vado a comprare il burro chiarificato. Sì, se no se devi usare l'olio, lo usi crudo, assolutamente, anche in abbondanza. L'olio Evo crudo, perfetto, è un grasso buonissimo, ma non cotto, mi raccomando. La mia prima insalata senza la bene, io stasera c'ho la zucca, si può mangiare la zucca? No! Si può mangiare? Allora, la zucca è il solito discorso, la zucca non è assolutamente un alimento keto, perché comunque è della famiglia un po' delle patate, cioè deriva sempre da una famiglia, quindi in realtà ha una componente di carboidrati molto molto alta. Però questo noi siamo fortunati perché abbiamo il nostro aiutino, nel senso che comunque sia la Katia domattina si piglia il suo NAT e le può belle che ha posto, cioè infatti è un po' il solito discorso. Poi la Katia è tutta bella in forma, è calata un sacco di chili, la vedete com'è? Cioè non ha mica bisogno la Katia è diventata una gnocca da paura in quest'ultimo anno, ha fatto un cambiamento. Mi piacerebbe trovare una foto di un anno fa quando sei venuta a sentire il progetto. Io mi ricordo ancora con me,
se avessimo la foto di quella serata lì, come sei adesso, mi piacerebbe metterla proprio tac lì. La troviamo. Non c'è problema. Basta l'estate prima, mamma mia, aiuto. Vabbè. Perché poi di conseguenza ci viene dietro, al di là del calo fisico di non so quanti chili, 10, 12, non so quanti chili tu hai perso in tutto, però al di là di quello ci viene dietro anche proprio il cambiamento come persona, perché poi una acquisisce sicurezza, si sente più bella, cioè, ci viene dietro tutto un discorso anche a livello caratteriale, emozionale e quant'altro, che è una roba da paura, che la Katia quest'anno ha fatto un cambiamento da paura, nonostante abbia 50... 2, 3, quanti ne hai? Puoi dirlo intanto? 3, 3. Guarda, 3, no, ma io, cioè, non ho paura. Puoi dire, Katia, li porti benissimo. Cambiarsi non c'è limite d'età, può farlo a qualsiasi età, c'è sempre spazio per migliorarsi. Che problema c'è? Sì, infatti, io non mi fermo, io vado. Anzi, la Katia direi che è una di quelle che ha investito di più. La porta! Sei qui? Apri, c'hai la fila! Anche se sei un quarto d'ora di bonus, però, perché poi c'è il lockdown. Non ce lo vuol dire, sono tutti uomini che suonano, garantito. Non ditelo. Può essere. Ditelo a mio marito. Esatto. Beh, insomma, quindi grandi soddisfazioni. E voi avete dei clienti soddisfatti, felici? Sì. Bene. Io ho una cliente che è venuta ieri in negozio e che era tutta preoccupata perché aveva paura non gli fosse partito riordino e mi ha detto: oh Susi, lo devo nascondere perché anche mio figlio, cioè, lo beve anche lui, cioè è una roba impressionante. E lei, no, e ha detto che a livello energetico, tra l'altro lei lavora in ospedale, quindi lei sta veramente bene bene e poi qualcosina sta iniziando a calare anche lei. Anche se mi fa, non sono bravissima perché purtroppo all'ospedale con le macchinette il tempo è poco, quindi delle volte uno snack, una cosa così, però comunque lei è molto molto soddisfatta. Infatti ne sta parlando anche nel suo ambiente in maniera molto positiva. Quindi ma la migliore pubblicità è dare il prodotto in mano alle persone, farglielo usare e se si trovano bene e hanno ottimi risultati sia a livello fisico che a livello di focus mentale, l'energia, migliori prestazioni sportive eccetera, il gioco è fatto poi. Cioè, la migliore pubblicità siamo noi, sono le persone, c'è ben poco da fare. Questo è sempre stato così in qualunque campo, anche nel mio, se uno vede la Katia per strada e gli dice: camma, che bei colpi di luce che hai, vedi, te che cosa gli dici? Siamo noi, la migliore pubblicità. Esatto. Ma come settori è sempre così. Esatto. La pubblicità è la cosa, quando uno ne parla bene è chiaro che dopo viene tutto in maniera molto più fluida e facile, sicuramente. Assolutamente. E mai come oggi mi sono resa conto quanto le persone si trovino in difficoltà e cioè è un po' un circolo vizioso, si trovano in difficoltà, fanno fatica ad appoggiarsi e al fare quello scatto per dire mi metto in gioco, voglio star meglio, ma nel momento in cui lo fanno, che scatta quella cosa mentale che ti fa partire veramente dei risultati strepitosi. Vedo proprio della gente con la voglia di cambiare, probabilmente anche stressata da questa situazione fuori, che è veramente difficile per tutti, insomma, vivere molto privati della nostra libertà. Quindi anche questa parola dieta che tutti usano male, la parola dieta che tutti vedono proprio come una privazione, invece dieta lo sappiamo che significa semplicemente nutrirsi nella maniera corretta, non è una privazione, è uno stile alimentare. Però cioè, secondo me c'era tanta gente proprio che ha visto questo periodo di chiusura, di lockdown, si rifugiava nel cibo e quindi faceva fatica a vedere la prospettiva di cambiamento e di... Adesso, che è vero che siamo sempre in fase restrittiva, però molto meno rispetto a quello che è stato marzo, aprile, maggio, vedo invece tanta gente con voglia di positività, di cambiare, di migliorarsi, di perdere i chili che ha messo. Veramente
vedo molta più predisposizione rispetto a tanti mesi fa, e secondo me siamo anche nel momento giusto anche per noi, anche per noi, perché abbiamo avuto il tempo materiale, almeno io parlo per me, e sono contentissima di aver cominciato un anno fa questo progetto, perché ad oggi mi sento anche molto più pronta per aiutare le persone in questo frangente, in questo cammino che devono fare, perché probabilmente se avessi cominciato oggi non sarei così predisposta, e quindi sono molto molto contenta di aver cominciato un anno fa e di trovarmi in questa azienda d'oggi con tutta questa scienza, questa tecnologia, questi dottori, questa miriade di informazioni che mi arrivano, che io ci, detta come va detta in termini volgari, io proprio ci godo. Io quando mi trovo davanti queste persone che sanno, tipo ieri sera appunto Roberto Re, tipo il dottor Rocca, tutti con questi vulcani di sapere, per me proprio è adrenalina. C'è chi deve andare a correre e fare le gare di triathlon per scaricare adrenalina, invece io ascolto queste persone e dopo non dormo. Non sono mica tanto normale, lo so, però io ieri sera, ad esempio, pensando alla carica di Roberto Re, eccetera, io non ho dormito, io alle 2 avevo ancora gli occhi aperti, ero ancora là in mano. Così, ognuno è fatto a modo... Ah, tanta roba! Eh sì, siamo fortunati, va, in questi momenti, un po' così. Assolutamente. Va bene, e quindi, detto ciò, io direi di rivederci a breve, tipo tra un paio di giorni, che ci confronteremo su questo nuovo step, perché la Laura ha cominciato un percorso serio in sfida per 10 giorni, oggi ha fatto il primo e quindi ci dovrà dire come va. Io idem, perché sono in maniera molto 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 seria, direi un mesetto buono, forse qualcosa di più, che non mangio né carboidrati né zuccheri. Quindi anche io lo sto sperimentando, ve lo dico sinceramente, al di là del calo fisico, che se lo perde qualche chilo, perfetto, non è, però io mi sto sfidando, ma proprio sfidando, per l'energia e il focus mentale. Cioè io mi sto proprio spingendo oltre in questa cosa qua, perché voglio capire bene dove possono arrivare le mie prestazioni mentali. Cioè la mia curiosità è proprio questa. Partito da lì, nel senso che adesso... ma comunque la capacità, cioè il focus sicuramente aumenta un sacco. Cioè io mi rendo conto anche, cioè, dei corsi che sto seguendo, anche l'altro corso che, al quale mi sono iscritto, chiaramente messo insieme alla nostra attività e al lavoro è impegnativo, ma resta che comunque c'è 7 ore sabato scorso e 7 ore domenica, cioè io mi sono fatta 14 ore di formazione e cioè non ho fatto fatica, appunti su appunti sempre lì. Cioè, è veramente anche sul lavoro, cioè, e anche in questi casi, cioè, non, cioè 14 ore di istruzione, di nozioni, quando non sei abituato, cioè, vuol dire che qualcosa è sicuramente cambiato. Cioè, in un anno dove comunque abbiamo fatto il passaggio da mangiare un sacco di carboidrati a cominciare a ridurli leggermente, poi con la nuova tecnologia da giugno ancora di più, e avendo più consapevolezza anche nel discorso della dieta chetogenica, che non conoscevamo, del quale stiamo prendendo piano piano queste nozioni, partendo dalla base, poi chiaramente i medici ci supportano ogni giorno con qualcosa in più, è chiaro che, cioè, la differenza è incredibile. Cioè, incredibile. Guarda Katia, io sono partita proprio da lì, cioè nel senso... cioè, la cosa di cui avevo bisogno io, cioè, non è un calo di peso importante, nel senso che sono nell'ordine del paio di chili, ma poco di più, ma veramente poco, esatto, di più. E la voglia, comunque, insomma, che si allena tutti i giorni, per me lo sport è sempre stato, fino a qualche tempo fa, anche un secondo lavoro, adesso una grandissima passione, non ne posso fare a meno. Come tutti quelli che fanno il mio mestiere, i commerciali, il fine anno è un momento molto importante, perché c'è da pedalare per chiudere gli obiettivi dell'anno. Avevo, cioè, l'idea di entrare in uno stile anche di dieta chetogenica era proprio per andare ad aumentare il focus mentale e l'energia, perché in questa fase mi serve molto quella roba lì, perché devo stare tanto sul pezzo per tante ore, e avendo un piano B
che comunque se lo vuoi fare, lo vuoi fare fatto bene, seriamente, un po' di tempo glielo devi dedicare. È normale, è sano. È un lavoro molto impegnativo, minimo di vita privata, Covid permettendo, insomma, cioè l'idea è proprio quella di provare a vedere fin dove si arriva, però essendo immersi totalmente, quindi non solo il NAT, ma proprio un'alimentazione che cambia, ma la cosa che mi sono resa conto banalmente è che è proprio la mentalità che deve cambiare. Sì. È proprio la mentalità. Ragazzi, c'è poco da dire, io ho letto degli articoli ultimamente, i carboidrati, gli zuccheri, parliamo degli zuccheri in generale, è la droga del XXI secolo. Quindi la gente deve essere disintossicata proprio come se fosse drogata, è uguale, è la stessa identica cosa. Quindi abbiamo un arduo compito. Sì, no, io è da un po' di tempo che praticamente gli zuccheri li ho eliminati completamente. E ieri, vabbè, ero a Bologna per lavoro, mi è capitata questa cosa stranissima che mi ha offerto un caffè, io non le ho detto che non volevo lo zucchero. Come mi sono messa in bocca il caffè, che c'era lo zucchero dentro, cioè, mi ha disgustato, perché non sono più abituata. Certo. Non sono più abituata comunque a ingerire degli zuccheri e quindi l'ho lasciato lì e non l'ho bevuto. Non ce l'ho fatta. Poi anche nella nostra testa proprio si crea il circolo vizioso che lo zucchero richiama zucchero, il cervello va in stress e più è in stress più richiama zucchero. Quindi abbiamo questo circolo vizioso continuo, tu ormai ti sei disintossicata perché già un po' che mi sento proprio la mancanza, assolutamente. Certo, ci sta. E poi sì, a livello, io l'ho notato molto a livello energetico, cioè io ero una prima che arrivavo a sera, che alle 10 ero, cioè io ero morta, ero sul divano sdraiata, adesso invece cioè, non andrei neanche a letto per dirti, cioè ho una carica pazzesca, e facendo comunque questa dieta tra virgolette, insomma, eliminando carbo e zuccheri, poi un qualche piccolo sgarro io lo faccio, però comunque non a livello di zucchero, ma forse a livello di carbo, perché sono un po' più goloso, ogni tanto una qualche pizza ci scappa, raramente, però comunque io sono riuscita lo stesso a calare 2 chili ed avere comunque tanta, tanta, tanta energia, quello sicuramente. Quindi, il senso deve essere questo, indipendentemente dal peso, perché lì è chiaro. Persone che devono perdere tonnellate di chili, lo sappiamo benissimo che ce ne sono tantissime, perché gente in sovrappeso, direi che il 70-80% delle persone deve perdere peso, partendo dal presupposto che c'è chi vuol perdere 2 chili, c'è chi ne deve perdere 40, cioè il range è molto largo, però tutti vogliono perdere peso, ma al di là del peso io credo che i benefici siano veramente ben altri da valutare e si possono valutare solo provandoli. Cioè, per quanto uno possa raccontare, se poi l'idea, proprio la voglia deve partire da dentro, mettersi in gioco e provare, poi se uno prova dopo capisce e ciao, sì. E ciao. Questo è quanto. Quindi io direi che ci riaggiorniamo tra qualche giorno, così raccontiamo i nostri progressi esatto, e quello dei nostri clienti e dei nostri amici. Yes. Esatto, magari possiamo anche invitare una qualche cliente con noi in Zoom a raccontare anche quello che sta facendo, qualcuna che ha già ottenuto dei risultati, che questo sarebbe molto molto bello, ok? Dai, allora dai. Grazie, buona serata, riposatevi, ciao a tutti, fate, altrimenti sì, lavoriamo. Tanto abbiamo il computer qua di fianco, si ripara. Esatto, qual è il problema? Esatto, qual è il problema? Noi lavoriamo 24 ore su 24. Yes. Ok, non siamo stanche, abbiamo energia. No. Esatto, che problema c'è? Fatturiamo! Ciao, ciao! 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 Ciao!